Proseguono le indagini sull'omicidio-suicidio di Valiera di Adria in provincia di Rovigo. Domani prevista l'autopsia su corpi dei coniugi. Sei i colpi sparati dalla pistola che Romano Borin, appassionato di caccia, aveva regolarmente comprato il mese scorso. I particolari nel servizio di Lucia Cappelletti. Potrebbero esserci motivi economici all'origine dell'omicidio-suicidio di Valiera in provincia di Rovigo. Difficoltà che avrebbero armato la mano di Romano Borin, 63 anni, titolare di un'impresa edile, prima contro la moglie Dobrilla Moschin e poi contro se stesso. Un gesto forse meditato da tempo, visto che la pistola utilizzata, una Beretta calibro 9, era stata acquistata dall'uomo il 12 dicembre scorso, senza una motivazione apparente. Ma oltre ai problemi economici, i carabinieri di Adria e del nucleo operativo di Rovigo, che indagano sul fatto, stanno valutando anche altre piste. L'anno scorso il 63enne era stato colpito da un ictus che lo aveva lasciato invalido a un braccio, una difficoltà che gli aveva comunque permesso di riprendere le sue attività, ma che potrebbe aver minato il suo equilibrio, tanto da spingerlo ad uccidere freddamente la moglie per poi spararsi un colpo alla tempia. I corpi, seduti davanti alla TV ancora accesa, sono stati ritrovati da una delle due figlie della coppia, preoccupata per un biglietto ricevuto dal padre poche ore prima di uccidersi. Una famiglia non nuova alle disgrazie, il terzo figlio dei Borin era infatti morto 17 anni fa, avvelenato dal monossido di carbonio mentre studiava in un collegio a Milano.